Jacopo Berrettini, partiamo dalle sensazioni dopo questo tiebreak incredibile. Hai avuto parecchio coraggio nei momenti chiave, come ti senti? Sicuramente bene, molto stanco, però bene, sono molto contento. Questo deve sempre rompere le palle, vabbè, comunque. No, sono contento che c'era tanta gente che conoscevo, tanti amici che sono venuti anche per la prima volta, quindi mi fa molto piacere questo, mi fa molto piacere aver vinto una partita del genere, quindi andiamo avanti. E andiamo avanti anche perché ti aspetta il match contro Andrea Basso in semifinale per la wild card nel tabellone principale. Anche fisicamente sei a posto per provare una nuova impresa? Sì, diciamo che non sto proprio al meglio, alla fine ho avuto pure qualche accenno di crampo, però sto cercando di fare di tutto per andare avanti e per giocarmi ogni partita al meglio, quindi speriamo che domani mi sveglio meglio di come sto adesso, però ci proviamo. Anche perché a questo punto l'obiettivo diventa un derby al primo turno di tabellone contro tuo fratello, visto che chiaramente sei più preparato un po' da tutti i punti di vista. No, spero per noi, per lui, perché Esatto. sennò poi ovviamente va a casa piangendo, però a parte gli scherzi, dai, spero di giocarmi bene la partita di domani, poi si vedrà. Grazie. Grazie.